Salve a tutti, oggi parliamo di ipnosi e tecniche quantistiche. Qualcuno ci potrebbe chiedere, ma come possono collegarsi questi elementi e che cosa intendiamo? Allora, cosa hanno osservato gli scienziati quantistici? Hanno osservato che la realtà non è quella che osserviamo. Cioè noi pensiamo di vedere, di toccare, ma in realtà quello che vediamo e tocchiamo, quello che vediamo è quello che ci permettono gli occhi di vedere, quello che sentiamo è quello che ci permettono le orecchie di sentire. In realtà, la realtà è molto di più di quello che pensiamo e addirittura la dimensione del tempo, che noi pensiamo lineare, che va in avanti e che non può cambiare, il fisico ci dice no, il tempo è un'altra dimensione come le altre. Quindi abbiamo una dimensione, una percezione della nostra realtà molto limitata. Possiamo dire che noi percepiamo solo l'aspetto esplicato della realtà, esplicato nel senso che quello che si esplicita, che noi siamo in grado di esplicare tramite i nostri nostra vista, i nostri sensi e via dicendo, ma c'è un ordine molto più grande e profondo. A questo punto cominciamo a capire un concetto. Perché? Perché l'ipnosi è in effetti una tecnica che permette di andare al di là dello spazio e del tempo nella percezione. Perché con l'ipnosi possiamo distaccarci da come percepiamo abitualmente le cose e andare a un nucleo più profondo di coscienza. Possiamo anzi pensare che il concetto quantistico è essenzialmente un concetto di coscienza. Cominciamo magari ad applicare questo nella percezione di tutti i giorni. Magari abbiamo un'emozione, sentiamo qualcosa, ci sentiamo arrabbiati, ci sentiamo tesi, abbiamo un'emozione che si manifesta in noi stessi. Allarghiamo l'attenzione. Prendiamo coscienza mentre abbiamo l'emozione del nostro corpo. Potete farlo adesso, come esperienza, come prova. Pensate a qualcosa che vi crea un'emozione, prendete coscienza del corpo adesso, di tutto il corpo, e anche allargate al massimo lo sguardo. Ora avete l'impressione che l'emozione vada via. Sì, perché l'emozione era una concentrazione di realtà e voi vivevate un mondo solo di emozione, ridotto. Ma possiamo allargare lo sguardo, cambiare livello di coscienza, entrare come nell'ordine implicato, nell'ordine più profondo. In poche parole, possiamo pensare che imparare l'ipnosi di tipo quantistico significa imparare un'ipnosi nella quale noi riusciamo a distaccarci dalle nostre chiusure, reazioni automatiche che abbiamo e riusciamo ad entrare in una realtà più vasta. Tutte le tecniche di ipnosi possono funzionare a questo scopo, ma soprattutto l'ipnosi non verbale è particolarmente potente a questo scopo. Perché? Perché con l'ipnosi non verbale noi accediamo al di là delle parole. E quindi le parole che tendono a dividere le cose non ci sono più. È uno stato, tra l'altro molto particolare, può essere utile per noi, che è lo stato di estasi. Nello stato di estasi è come se perdessimo il contatto col tempo e con lo spazio. La persona cambia livello di coscienza, come se entrasse in contatto col tutto. Ecco, lo stato di estasi è l'ideale per le persone che vogliono diventare coscienti e vogliono sviluppare la loro coscienza quantistica, perché veramente dobbiamo parlare di coscienza quantistica. Quindi, grazie per l'attenzione e al prossimo video dove approfondiremo questi concetti dando anche delle cose molto pratiche. Non dimenticate di sottoscrivere. Grazie. Vi invito a sottoscrivere al nostro canale dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie.